Abbiamo avuto qualche giorno fa il progetto di San Giacomo, posso dire che ho dato una scorsa superficiale, mi sembra che sia un buon progetto e quindi penso che questo è una cosa che la possiamo concludere molto rapidamente. Direi che dovrei essere in grado di dare una risposta entro pochissimi giorni. Per quanto attiene il problema del policlinico, è chiaro che questo verrà gestito in quello che è il clima di collaborazione che c'è tra governo e commissario di governo, che è appunto attualmente presidente della Regione Lazio. Quindi il fatto che abbiamo chiesto informazioni è un atto dovuto, non ci saremmo mai permessi di chiedere informazioni in una regione non commissariata, ma essendo la regione commissariata ci ho premesso la collaborazione totale e assoluta tra governo, Regione Lazio, quindi commissario e subcommissario, e anche università, quindi io credo che non ci saranno problemi. Abbiamo sentito al suo intervento alla presentazione del Summit 2009 parlare di prevenzione e prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Qual è il ruolo del Ministero della Salute in relazione a queste misure? Beh, anzitutto quello di stilare il piano nazionale della prevenzione d'intesa con le regioni, che poi dovrà essere calato nelle regioni per essere messo in essere. E questa è la funzione primaria, messo in essere e finanziato nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale d'intesa con in ambito della Conferenza Stato-Regione. Il piano è pronto, Ministro, quindi? Direi che ha superato, c'è stato un accordo ai tavoli tecnici, non c'è ancora stato il passaggio ai tavoli politici, ma sui piani tecnici c'è un accordo su questo piano della prevenzione, quindi non ho i dati in questo momento. Che c'è di nuovo rispetto al passato? È il taglio che è completamente nuovo del piano della prevenzione, cioè che in questo piano si è voluto priorizzare, centralizzare la persona, quindi dare più importanza alla persona, al di là di quello che sono i meccanismi di erogazione delle prestazioni sanitarie anche per quanto attiene alla prevenzione. Quindi la persona, il taglio è quello di fare anzitutto la prevenzione per tutti, la prevenzione universale, che sono tutti i cittadini e alcune categorie di cittadini non identificate in quanto categorie a rischio, che sono diventate a rischio nel corso della vita, ma categorie a rischio per sesso o per età, e quindi questo rientra in quella che noi chiamiamo prevenzione universale. Questo per dire che non c'è una totale corrispondenza di prevenzione universale e prevenzione primaria, nel senso che la prevenzione, anche alcune forme di screening, cioè per esempio il pap test, tumori del colon retto, che sarebbero di prevenzione secondaria, rientra nella prevenzione universale, pur non rientrando tecnicamente nella prevenzione primaria. È un tecnicismo, ma comunque deve essere chiarito. Prevenzione universale, che sono l'oggetto della prima sessione. Medicina preventiva, predittiva, che è un capitolo a sé, ma che in qualche modo rientra abbastanza in quella che è la prevenzione universale, e poi prevenzione secondaria, cioè della popolazione a rischio, e prevenzione terziaria, cioè del cittadino ammalato e quindi della recrudescenza o riacutizzazione di malattie nel cittadino ammalato. La pandemia, dicendo che le preoccupazioni si stanno affievolendo. Io ho avuto un lungo colloquio di 45 minuti con la dottoressa Chang dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ieri a Venezia, e in cui abbiamo discusso proprio anche gli orientamenti, e anche da questo punto di vista sembrerebbe che gli orientamenti sarebbero quelli, probabilmente, ma insomma la cosa è in evoluzione, di non avere strategie vaccinali troppo aggressive. Qual è il ruolo del Summit, di un convegno come questo, per la centralità della persona all'interno della sanità? Innanzitutto il ruolo del Ministero si è concentrato fondamentalmente su questo simposio sulla prevenzione, in cui appunto è stata centralizzata la persona riguardo al piano nazionale della prevenzione, però io credo che anche avere tutta una serie di iniziative da parte di una serie di enti come il Comune di Roma,
come l'onda che si occupa delle donne, come il Ministero delle Pari Opportunità, iniziative sui carcerati, iniziative sul dolore, iniziative sulla salute mentale, credo che siano tutte iniziative che contribuiscono a centralizzare l'interesse sulla salute e quindi sulle persone che si ammalano. Grazie.